Buonasera, buonasera e benvenuti. Speciale calcio mercato del lunedì, circa un'ora e mezza saremo insieme, anzi insieme lo sarete con gli ospiti di questa sera che sto per presentarvi. Parleremo di mercato anche se non ci sono grosse novità dalla Serie B alla Serie C fino alla Serie D, e parleremo anche un po' dei vari campionati e anche della Coppa Italia, perché ieri, lo sapete, c'è stato il debutto del Pescara in Team Cup. Pescara che ha prevalso dopo i calci di rigore sul Pordenone, formazione di Serie C che aveva già eliminato nel primo turno l'Albino Leffe, quindi 6-5 dopo i calci di rigore. Sentiremo anche alcuni contributi con il tecnico Beppi Pillone, il tecnico dei biancazzurri. Ma vi presento subito il ricco parterre di questa sera. Buonasera, benvenuto a Franco Di Giulio, vice presidente del Giulianova Calcio. Buonasera, buonasera, buonasera. Grazie neopromosso dell'invito. In Serie D, quindi sì. Parleremo ovviamente soprattutto in sede di mercato, anzi diciamo così, ci sono già novità, vicepresidente? Ma guardi, dobbiamo annunciare stasera, sì. Ho parlato un'ora fa col presidente Bartolini, sì. Abbiamo preso un grosso giocatore che voi forse sicuramente conoscete, un certo Forò, ex Samb, ex Ambrietese, ex Fermana, un regista diciamo che gioca normalmente davanti alla difesa. Quindi non solo di categoria, di più lo avete quello preso che serviva a noi. Quello che serviva. Siamo ancora. Poi ancora ci dirà sì, un pochettino anche se ci sono altri obiettivi o anche dovete un po' sfoltire la rosa. Poi ce lo dirà il vicepresidente del Giulianova. Buonasera, benvenuto, bentornato a Fabio Montani, allenatore. Buonasera, buonasera Fabio. Buonasera, grazie per l'invito. Hai visto in giro qualcosa che ti è piaciuto in questo scorcio di mercato? Come si stanno muovendo in generale? Te lo chiedo, le formazioni abruzzesi, sia dalla B passando per la C e per la D, si stanno muovendo bene? Bene, bene. Diciamo che confronto agli anni passati sembra esserci un po' più di voglia, un po' più di attenzione nel lavorare, quindi specialmente in Abruzzo penso che le squadre, perlomeno per quanto riguarda quello che guardo io in D, hanno fatto veramente dei ne parleremo abbondantemente. Buonasera, ben ritrovato il nostro opinionista Tiziano Lauducci, poco ciao. Abbronzato per la verità. Come? Ti vedo poco abbronzato. Sì, effettivamente sì. Perché? Rispetto all'anno scorso, soltanto due volte sono andato. Ma però recupererò questa settimana, vediamo un po', dai. Perfetto, grazie. Benvenuto, buonasera anche a Giuseppe Tambone, direttore buonasera. Sportivo, ma soprattutto profondo conoscitore delle dinamiche che a volte sfuggono, come in questo periodo, le dinamiche calcistiche di Serie B, Serie C, i calendari che saltano. Oggi doveva esserci, correggimi se sbaglio, Giuseppe, la presentazione a Cosenza del campionato, del calendario di Serie B, saltata per le note vicende dei rilegati ai ripescaggi, così come domani, cioè il 7, martedì 7 agosto, doveva essere presentato il calendario dei tre gironi di C. Tutto saltato, Sì, saltato perché è un momento in cui il calcio italiano è costretto a mettere X, Y, Z e tutte le varie lettere. Che finisce sempre in tribunale, o all'inizio o alla fine sì, dei tornei, dei campionati. Sembra che non riescano a fare bene i conti e a trovare dei piccoli accorgimenti, e chiaramente in un momento di incertezza ognuno cerca di far valere le proprie opinioni, certo. E le proprie posizioni attraverso questi rimedi che sono corretti. Ne parleremo abbondantemente nel corso di questa trasmissione. Allora rimango su di te, Giuseppe, perché cominciamo dal Pescara, campionato di Serie B. Dicevo nell'introduzione che non ci sono grosse novità di mercato, anzi diciamo che non ce ne sono, o meglio ce ne potrebbero essere nei prossimi giorni, perché il Pescara a questo punto deve soprattutto sfoltire un po' la rosa, no? Si fanno già i nomi di qualche giocatore che potrebbe lasciare la formazione biancazzurra, tipo Forte, Selasi, Iamga, lo stesso Proietti che ieri ha consegnato, grazie al suo calcio di rigore, la qualificazione al Pescara. Insomma, è un Pescara che può dirsi già abbastanza al completo?
Può darsi pure che però qualche altro giocatore arrivi. Ma numericamente credo di sì, abbondantemente al completo, con una squadra che qualitativamente può reggere non solo la categoria, ma può reggerla con un'attenzione e una proiezione alla media alta classifica. È chiaro che in questo momento c'è la proiezione delle scelte che sono state fatte in sede di pre-calciomercato e soprattutto di ritiro per quanto riguarda il discorso tecnico. Quindi è chiaro che in questo momento il Pescara si sta godendo un po' tutti gli effettivi, però a un certo punto ci sarà anche da stilare una rosa, la famosa lista, e quindi chiaramente bisognerà fare delle scelte sia dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dell'equilibrio della squadra, dei numeri, ma anche credo cercando di cogliere, se è il caso, se arrivano delle opportunità di mercato per qualcuno che magari può uscire e far dare qualche risorsa in più alle casse societarie. Ecco, Giuseppe, tu hai in qualche modo delineato due temi importanti, secondo me, e tra poco li gireremo in qualche modo, sentiremo quello che ha detto proprio in conferenza stampa a fine partita il tecnico Pillon, le scelte, cioè le gerarchie che comunque devono crearsi all'interno di una squadra, e poi anche il mercato. Allora, sentiamo che cosa ha detto, sono dei brevi frammenti, sentiremo il primo sulle gerarchie, il tecnico del Pescara, Baby Pillon, perché ad esempio ieri nella formazione iniziale, nel tridente, c'era Cocco, su cui sta insistendo molto, probabilmente proprio per recuperare questo calciatore al posto di Monachello, che è uno dei volti nuovi del Pescara. Sentiamo che cosa ha detto non soltanto su questi due giocatori, ma anche ha allargato poi il discorso il tecnico del Pescara. Ma non c'è una gerarchia fissa. Io vado al momento, vedo chi è più in condizione al momento. Monachello è partito un po' in ritardo con noi, una settimana dopo, e chiaramente sta pagando poi il lavoro che ha fatto, e chiaramente è più in condizione chi sono partiti dall'inizio. In questo caso io ho guardato quello, chiaramente ho guardato anche il minutaggio che poteva fare, e chiaramente era inferiore al minutaggio che poteva fare Cocco. Devo guardare tutti questi aspetti in questo momento qui. Perciò non è che uno parte prima, parte dopo, si giocano al posto, come si giocheranno tutti gli altri, perché poi quando arriva Capone, sono due, tutti e due secondo me ottimi giocatori, sia Mirko Antonucci che Capone. A destra avremo Mars e Mancuso, che si giocheranno al posto, davanti si giocheranno al posto, in mezzo si giocheranno al posto. No, avevamo fuori Perotta, avevamo fuori Del Grosso, non c'era Elizalde. È lì, una cosa state certi, si giocheranno tutti il posto, dal primo all'ultimo, non ce n'è uno che se lo giocano, perché io voglio durante la settimana una grande competizione fra di loro per giocare la domenica, e chi vedo meglio farò giocare. Messaggio forte e chiaro quello del tecnico Pillon. Io mi rivolgo ad un tecnico come Fabio Montagna, un allenatore. Avere a disposizione una rosa con tante alternative è un vantaggio, bisogna saperla gestire, insomma, come la vedi tu, Fabio? È assolutamente un vantaggio, condivido pienamente quello che ha detto il mister, perché quando hai la possibilità di scegliere non puoi fare altro che essere contento. Quando invece poi hai una rosa streminzita e i giocatori contati, penso fai fatica. Quindi è stato chiaro, mandano un messaggio alla squadra, la maglia appesa non ce l'ha nessuno, come è giusto che sia, e quindi con questa abbondanza, con questa qualità, come diceva Giuseppe prima, secondo me Pescara in questo momento, diciamo, anche se è prestissimo perché siamo in agosto, può anche pensare a un campionato di medio alta classifica. Una volta si diceva il calcio d'agosto conta relativamente, però ad agosto addirittura oltre alla Coppa Italia comincia anche il campionato, almeno dovrebbe cominciare, probabilmente non comincerà, poi c'è magari anche Giuseppe, quindi voglio dire, sono sempre più ristretti i tempi di preparazione per le squadre, no? Anche se il Pescara credo che sia già da 25-26 giorni che sta facendo, cioè ha fatto il ritiro. Quando si parla di calcio d'agosto, che è una terminologia che magari usiamo da tantissimi anni, no, ma possiamo attuarla, diciamo, fino a prima di Ferragosto. Dopo Ferragosto non è più calcio diciamo d'agosto, perché poi oggi come oggi anche certe metodologie di allenamento non sono più come quelle di prima, che ti imballavi in maniera clamorosa perché facevi dei carichi di lavoro
enormi. Adesso già si parte magari velocemente, diciamo che prima di Ferragosto lo possiamo chiamare calcio d'agosto, ma dopo, per queste categorie che già in agosto vanno in campionato, diciamo che già ieri ho visto qualche spezzone della partita, si vedeva che tutte e due le squadre avevano un po' la gamba imballata, ma pesante, siamo sì. al 5-6 di agosto, quindi sì. è normale che sia così. Poca brillantezza, anzi forse se vogliamo il Pordenone nei primi 20 minuti del primo tempo era leggermente più brillante, è stato magari dopo almeno... è sceso un po' nel secondo, il Pescara sì, poi è sceso nel secondo, magari non poi c'era bisogna più guardare che tipo di lavoro hanno fatto le certo. due squadre, però è chiaro che in questo momento non ci può essere la brillantezza, sarebbe fuori luogo. Certo, infatti lo stesso Pillone non l'ha ricordato in conferenza stampa. Vai forte ecco, adesso. Al vicepresidente Giulianova, Franco Di Giulio, voi avete una rosa ampia a proposito di rose? E noi oggi come oggi non abbiamo una rosa ampia, però ci stiamo organizzando e penso che subito dopo Ferragosto, come giustamente dice il mister, saremo all'altezza di scegliere i giocatori giusti. Abbiamo ancora qualche giocatore in prova, quindi cerchiamo in tutti i modi di trovare le persone giuste. Perché purtroppo, noi veniamo da due campionati vinti e quindi sono stati due anni difficili per noi a livello economico e adesso quest'anno sicuramente la Serie D è tutta un'altra cosa, quindi non possiamo sbagliare, dobbiamo cercare di prendere le persone giuste, è quello che stiamo facendo. Avete già comunque prima dato l'annuncio proprio in diretta di aver preso un nuovo calciatore. Forex è un centrocampista? No, è un, no. Di, un regista. Un regista. Gioca davanti alla difesa, diciamo. Difesa, sì. Comunque sì, smista i palloni. E poi Franco, faccio diciamo così un piccolo flashback, no, sì. di quello che hai detto. E Marco Dintino, un 2000, avete un centrale abbastanza forte di proprietà della San Benedettese. Bravo ragazzo. È un ragazzo che promette? Promette bene. Quindi a breve lo dovete tesserare oppure già adesso state... vedremo ancora abbiamo fatto le nostre scelte ma penso che in settimana faremo le nostre scelte. Poi tra l'altro lo ricordiamo, giovedì ci sarà l'amichevole con il Pescara. Con il Pescara alle 16. 16.30. Giulianova Fatini. Sarà sicuramente Giulianova sì, Pescara. Un bel incontro. Sicuramente voi conoscete il pubblico di Giulianova. Sicuramente lo stadio sarà pieno come al solito, perché anche oggi noi anche negli allenamenti abbiamo il pubblico dalla nostra parte che è sempre presente, quindi sicuramente domani ancora giovedì ancora di più. Poi ci faremo dire ancora ad esempio chi è rimasto oppure chi è arrivato dal vicepresidente del Giulianova. Tiziano, ecco. Tornando invece al Pescara, hai avuto modo di vedere qualche amichevole? Già Pescara ne ha fatte diverse, anche se ancora. Con squadre magari sicuramente insomma dilettantistiche, e proprio ieri c'è stato l'amichevole col Teramo per la verità sì. e poi non ancora lo vedo all'opera, non ho avuto ancora tempo, però ecco lo seguo tramite le i giornali e anche televisive, insomma è una buona squadra secondo me, una buona squadra che dirà la sua in modo egregio in questo campionato, è una squadra costruita con giudizio secondo me, giovani bravi con qualche anziano tra virgolette che già ci stava, quindi un mix fatto conforme si deve, l'allenatore come sosteneva anche Montani è uno che sa il fatto suo, un allenatore capace, quindi sicuramente farà un campionato ottimo, si può benissimo inserire nella lotta per la promozione, anche ripeto siamo ancora ad agosto, è ancora tutto da vedere e sono convinto anche che in appresso qualche piccola ancora, qualche ciliegina Sebastiani metterà insomma sulla classica torta, quindi non ma si tirerà sicuramente qualcuno, indietro. Qualcuno Giuseppe ancora nel Pescara, a meno che poi non parta invece qualcun altro, perché... Ma vedendola così, non so ecco le cose del Pescara, però vedendola così credo che il Pescara, ripeto, ha una rosa ampia e completa e coperta in ogni ruolo. Bisognerà capire se ci sono giocatori che hanno opportunità o hanno necessità. Necessità della società di dover cambiare squadra. Io credo che quando il mister dice che deciderà di volta in volta, no, senza gerarchie, è chiaro come dice mister Montani, avere l'imbarazzo della scelta è il sogno di ogni allenatore, però io credo che poi le gerarchie
Ecco, fino magari a Ferragosto, no? te le giochi con le sensazioni della domenica, degli allenamenti. Poi la squadra dovrà avere un'identità, dovrà avere l'identità di Tizio piuttosto che di Caio, il modo di giocare di Tizio piuttosto che di Caio, che non è solo fatto di ruoli, no? ma anche di interpretazione. Quindi puoi avere un terzino destro-sinistro, che è comunque un terzino destro-sinistro come il collega che si lotta il posto, però magari ha un'interpretazione più offensiva, meno offensiva, quindi è chiaro che la tua identità di squadra dipende dai ruoli, dalle persone, ma anche dall'interpretazione. Quindi che tipo di gioco voglio dare, che tipo di interpretazione mi serve in quel posto, e in quel caso là ci saranno delle modifiche eventuali. E in quel caso lì è chiaro che sulla base di questo il mister dovrà capire chi effettivamente avrà, chi ci starà. Perché è chiaro che chi rimane, magari chi va via, potrebbe andare via a malincuore, ma potrebbe anche succedere, come credo sia successo negli ultimi anni, che anche chi rimane a malincuore. E quindi lì poi subentrano altri tipi di problemi. Al netto di tutto questo, credo che non ha problematiche, non ha grandi problematiche se non quelle dell'abbondanza. Tornerà anche Capone, non so se è stato... Sì. Anche ufficializzato Melegoni. Stiamo parlando di due giocatori che in Serie B giocherebbero titolari da tutte le parti, e giocatori che sicuramente reclameranno, si guadagneranno la maglia, si guadagneranno i loro spazi. È chiaro che questo, no, creerà imbarazzo anche il tecnico, imbarazzo, ma creeranno anche delle frizioni, cioè, perché in questa squadra, se posso fare un'annotazione, ci sono dei giocatori di grossa esperienza, un po' su come media di età, perché Pescara è una squadra che avrà dei buoni giovani, ma ha soprattutto un'ossatura di squadra, di gruppo, molto esperta. E questo significa che chiaramente queste frizioni che si creeranno, inserimenti. E quindi è chiaro che in un ruolo avere tre giocatori, perché dal mercato no, chi non esce, chi non entra, eccetera, hai tre giocatori, sono bei problemi, perché, che ne so, anche in difesa, occhio e croce, credo che il Pescara abbia 8-9 difensori. Sì, almeno, la garanzia può essere Fabio Pillon, tecnico. No, dovrà essere Pillon, perché se non può. Dovrà essere. Cambiamo a settembre. Nel senso che dovrà essere. Tenere in piedi tutto, credo. Io penso che Pescara l'anno scorso ha vissuto una stagione molto particolare, anche rischiosa. E quindi credo, confido molto anche nel presidente, nel nostro presidente, che è una persona assolutamente di spessore, e dei suoi collaboratori, che certi errori non vadano rifatti. Quindi secondo me lavoreranno per avere una rosa solida, una rosa giusta, perché ci ricordiamo dei lamenti di Zeman, che aveva oltre 30-35 giocatori, e quindi non credo che si faranno gli errori che sono stati fatti l'anno scorso. Altrimenti, per quanto riguarda le frizioni, io non condivido questo, perché non esiste. Lui è stato molto chiaro, se avete ascoltato prima: io voglio la competizione fra di loro durante la settimana, avendo una rosa normale. 8 giocatori in difesa significa doppioni per ogni ruolo. Se gioca a 4, 2 terzini destri, 2 terzini sinistri e 4 centrali. Se sono 8, si giocheranno il posto. E poi le frizioni non si devono assolutamente creare, perché dopo, a quel punto, ci sarà una società, c'è un allenatore che gestisce. Ecco, mi riferisco agli errori fatti l'anno scorso. La gestione dell'allenatore, la società deve vigilare e i giocatori devono fare i giocatori. Allora, sentiamo di nuovo Pillon sul mercato in generale, e poi un'altra pillola, sempre di Pillon, su Brugman, che è un po' il faro, possiamo dire, di questa squadra, o uno dei fari insieme a Memusciai. Sta giocando già molto molto bene Brugman, secondo il mio modesto parere. Allora, sentiamo sul mercato il tecnico del Pescara Pillon, che cosa ha detto subito dopo in conferenza stampa, subito dopo la partita contro il Pordenone. Il discorso del mercato poi è tutto è un problema, nel senso che alle volte negli ultimi giorni succede qualcosa che devi essere pronto a dire sì, no, vediamo cosa fare. Però io sono contento adesso per quello che ho, nel senso che, come ho detto prima, sugli esterni, secondo me abbiamo 4 esterni, per me tutti e 4 grandi potenzialità: Mancuso, Maras, Antonucci, Capone. Davanti ne abbiamo 3. In mezzo al campo, secondo me, abbiamo un centrocampo, adesso arriverà anche Melegoni,
abbiamo preso Greco, che può giocare sia terzino sinistro che a mezzala o alto, sì, che può fare anche quello. Insomma, noi al centrocampo abbiamo Canotè, abbiamo Proietti, abbiamo gente, abbiamo tanta. Adesso poi il mercato vedremo, chiaramente in questo momento qua io lavoro con quelli che ho e cerco di farli rendere al massimo tutti, dal primo all'ultimo. Perciò poi alla fine vedremo cosa succederà, se qualcuno andrà via, se qualcuno rimarrà, vediamo. In questo momento io sono contento di quelli che ho, lavoro con loro e cerco di farli migliorare giorno dopo giorno. Anche in questo caso è stato molto, molto chiaro, ma soprattutto ha detto lavoro con quello che ho, quindi adesso ho questi giocatori, magari tra 5 giorni avrò qualche giocatore in meno o in più. Insomma, sono io che gestisco il gruppo. No, ma difatti la mia battuta è la garanzia deve essere per forza il tecnico, sì. Perché nel momento in cui c'è competizione, come è giusto che ci sia, e c'è anche, se ci dovesse essere, sovrabbondanza, se ci dovesse essere concorrenza, no? Tutte situazioni viste al positivo, e ci vuole poi l'allenatore che a un certo punto li gestisce, fa le scelte e incammina tutti sulla stessa strada. Quindi quella la garanzia credo che lui sia contento di avere, che lavora con quelli che ha, e credo che in cuor suo si augura anche di mantenere quelli, certo, che ha, certo. Perché significherebbe avere, è quello, perché per esempio avere il campionato a Brugman, perché io credo che il centrocampo sia molto forte, quello del Pescara, quindi ci si chiede magari Brugman rimane o non rimane al Pescara, potrebbe arrivare la solita offerta. L'abbondanza secondo me alla lunga potrebbe creare. Allora facciamo così, scusami se ti interrompo, perché Dino D'Angelo, il nostro regista, chiede la linea perché dobbiamo mandare un breve stacco pubblicitario. A tra poco. Va bene. Bene, di nuovo in diretta con i nostri ospiti in studio. Allora a questo punto una delle tante domande potrebbe essere, la giro a voi, non so chi mi vuole rispondere, quale potrebbe essere il numero ideale per una rosa di una squadra? Montani. Io credo che Pillon giochi 4-3-3, sì. 8 difensori, 6 centrocampisti e 6 attaccanti, poi in base alle caratteristiche più 3 portieri, sono 23 giocatori. Questo penso che sia, dopodiché attualmente il Pescara naturalmente ne ha di più, quindi bisognerà fare delle scelte, sarà perché lui che dirà quello che è il suo pensiero, si assumerà le responsabilità che deve assumersi un allenatore e chiederà al presidente: voglio questa prima punta insieme a un'altra prima punta. Come ha detto lui prima, il mister c'ha 4 esterni, ci avrà 6 centrocampisti perché gioca a 3, e dopodiché farà le scelte. Non so se sono d'accordo anche gli altri ospiti, più o meno. 23, indipendentemente dalle alchimie tattiche, il doppio è più che sufficiente. Per fare il campionato di Serie B, per come è lungo, per come è complicato, per come ci sono i doppi turni, per tutta una serie di situazioni, puoi mantenere questi limiti di 22-23 se hai giocatori che riescono a coprirti e darti affidamento in un doppio ruolo. Altrimenti secondo me i 25-26 devi averli. Sale perché la stagione della primavera, perché la però perché il campionato è lungo, è complesso, è duro, bisogna sempre stare sul pezzo, quindi la qualità, ma anche il numero ci deve stare. Se devi fare un campionato come il Pescara, credo che ci stia mettendo tutto l'impegno e dai segnali sono questi, un campionato credo di avanguardia, perché no. La qualità della rosa, credo di non dire un'eresia, che la qualità della rosa che ha oggi, siamo al 6 agosto, più che Pescara, media, che è buona. Sia una come per qualità, diciamo che lo era anche l'anno scorso, per certi versi poi le cose non sono andate come dovevano andare, è una rosa più che competitiva, io la metterei tra le prime 4-5 del campionato. 4-5, sì. Una dichiarazione abbastanza importante la tua, io personalmente, rispetto perché personalmente penso di sì, perché è completa in ogni reparto, ha qualità in ogni reparto, e siamo stati finora a dire che ha l'imbarazzo della scelta l'allenatore. Sì, però quindi non è che l'imbarazzo della scelta implichi la qualità poi alla fine. Ma lui la sua difficoltà è perché ha una rosa di ottima qualità, dove deve fare delle scelte e magari dovrà di volta in volta
no? Dire a qualcuno che magari in qualsiasi altra squadra o di più della metà delle squadre della B giocherebbe tranquillamente di andare in panchino o in tribuna. L'importante è poi non lasciarsi condizionare magari dal fatto che il giocatore che ti è stato dato e magari non lo fa giocare, lo manda in tribuna, incominciano le frizioni. Io credo che possano esserci esternamente quanto vogliamo, e magari ci stanno, perché anche Pescara ha in organico dei giocatori ricercati per la categoria. Ha preso, tanto per fare un nome, Melegoni, che è un giocatore dell'Atalanta ed è uno dei migliori giocatori che negli ultimi due anni, come tifoso, lo ha preso, lo deve far giocare? Il problema è un altro. il mio ragionamento era: ha preso uno dei migliori del campionato primavera, ma bisognerà valutare che il campionato primavera rispetto alla Serie B sconta almeno due o tre categorie, quindi sarà un giocatore che è pronto per questa categoria, si inserisce subito, cioè la sua qualità riesce a metterla al servizio della mentalità, dell'attenzione tattica, ecco, quindi vanno fatti anche questi inserimenti, però qualitativamente, per chi conosce i giovani e diciamo anche quelli non giovani, no? Credo che sia una squadra dove ci sarà grossa competizione, ma ci possono essere anche queste sani imbarazzi, e lì credo che la riuscita del progetto si giochi sull'identità e sul mantenimento di questa rosa qualitativamente ottima, tutta tirata al massimo, perché poi chiaramente se tutti trainano il carro, tirano il carro cammina e corre. Poi torneremo naturalmente a parlare dei giocatori del Pescara, però volevo chiedere al vicepresidente del Giulianova, Franco Di Giulio, voi avete una rosa attualmente composta da più o meno quanti giocatori? Noi oggi come oggi siamo sui 25-26 giocatori. Quindi state a posto, in qualche modo, nel senso, a meno prima, che non dobbiate fare delle cessioni, magari. Dovremmo fare delle scelte che faremo in sfoltire un po' la rosa. Indice avete l'under, quindi che è complicato. Secondo me sono gli under che dovete trovare. Il rapporto a quello che si diceva prima, io mi ricordo i campionati, ho fatto tanti campionati di eccellenza, come il mister, anche di Serie D. Quando un allenatore si gira in banchina e vuole fare una sostituzione, e non c'ha magari chi poter far entrare, quelle sono cose molto gravi. Un Pescara che ce n'ha molti, e secondo me è solo saperli gestire bene, solo quello. Quindi voi siete a caccia di under? Noi prima di tutto abbiamo cercato di prendere un allenatore di categoria. Stallone, lo ricordiamo? Sì, Stallone, che secondo me è uno ex Monticelli, di categoria, tra le altre squadre. È un allenatore che a me piace perché è uno che c'ha polso, è un allenatore che si sa voler bene dai giocatori. E dopo abbiamo cercato di lasciare l'ossatura l'anno scorso con Del Grosso, Fuschi, Tozzi Borsoi, Di Paolo e tutto il resto. C'eravamo anche lì davanti. Avete ceduto Vitelli? Vitelli, che purtroppo per una scelta personale è andato via, adesso verrà sicuramente sostituito da qualcun altro, però per noi è una grossa perdita perché Vitelli l'anno scorso ci ha dato una buona mano. Adesso vediamo un po' quest'anno come fare, però sicuramente prenderemo qualcuno che vada a sostituire e faccia anche meglio. In genere accade anche questo, vicepresidente, l'allenatore nuovo che viene porta, magari lo consiglia qualche giocatore, ma è stato così anche per voi? Non è successo, diciamo che qualche giocatore è stato consigliato, ma non più di tanto. È stato scelto da noi qualche giocatore che l'anno scorso abbiamo visto nei campionati minori. Per esempio, siamo molto dispiaciuti per il fatto che è andato a finire con l'Angolana per un giocatore come Forandolini, che io conosco da tanti anni, che doveva venire ormai da due anni alla corte del Real Giulianova, purtroppo non è venuto. Ecco, i Real Giulianova, in realtà voi vi chiamate così, anche in Serie D, Real Giulianova. Per quest'anno ancora Real Giulianova, sì. Perché per quest'anno poi cambierà? Dopo vedremo di cambiare e di riportare il titolo come era prima. Sicuramente Real Giulianova è quello nato due anni fa, che ha vinto il campionato di promozione, il campionato del vicepresidente. Ma quali sono gli obiettivi quest'anno della squadra giallorossa? Non mi dire la salvezza. No, Frank, come dicevo prima, purtroppo dopo due campionati vinti, uno dietro l'altro, quest'anno sarà un campionato di transizione. Sicuramente faremo di tutto per tenere la categoria, e se c'è qualcosa in più è tutto di guadagnato.
Anche nel campionato di Serie D credo che ancora i gironi non si conosca ancora nulla. Penso che avete settimana qualche notizia, non so, voi magari molti qualche sono... canale privilegiato. No, si diversifica, addirittura ci portano a Bari, addirittura ci portano a Cesena. No, perché... Il Bari pare che abbia chiesto quindi, una Serie C. Non sappiamo ancora come va a finire il discorso. Credo che sia quasi scontato che o il Cesena o il Bari vengano qui, ma credo che dal 30 di giugno le abruzzesi e le marchigiane dovevano programmarlo. Questa è una cosa che Okay, tutte le abruzzesi secondo voi noi ce l'auguriamo saranno insieme? Parliamo del campionato. Io credo che il problema vero sia quello di collocare per situazioni di ordine pubblico molto serie il Bari fuori da quel contesto, oppure a livello geografico eventualmente il Cesena. Però io a occhio e croce, se voglio dire, vado a guardare un po' quali sono le problematiche, le possibilità, mentre in Romagna hanno possibilità di muoversi in più gironi, il Bari è incastrato, se si deve muovere deve salire. Perché ci sarebbero problematiche di un certo tipo. Proposito di possibilità, Giuseppe, il Bari insomma ha possibilità di essere ripescato in Serie C? Non so cosa potrà succedere, però se leggo le norme, se le norme non le cambiano, credo che le possibilità obiettive di no, tant'è che il Bari sta ponendo questa situazione non applicandosi alle norme, perché le norme non lo consentono. Cioè, il Bari è una società che credo in questi giorni stia formalizzando la sua affiliazione alla FIGC e in forza del provvedimento previsto dal 52,10 delle NOIF di avere una collocazione in sovrannumero in Serie D. Però le domande per il ripescaggio sono state fatte, i tempi per poter fare tutte le richieste sono scaduti, e soprattutto è una società che al momento non ha neppure l'anzianità di un anno minimo per poter aspirare a qualcosa. Quindi, secondo le norme sarebbe impossibile. Secondo le norme è impossibile. Secondo me il campionato nostro sarà tre Molisane, Campobasso, Isernia e Agnone, tutte le abruzzesi e le marchigiane fino ad arrivare a Cesena. Potrebbe essere spendibile. O Cesena o Bari, quando al 30 di giugno Cesena, Bari e Avellino che ballava. Sì. Sono le tre Cesena e Bari, era logico che una delle due finiva qui. Ricordiamo, a proposito di questo, abbiamo ricordato le tre, o escluse o comunque non iscritte nel caso dell'Avellino al campione Serie B. Tre anche invece sono state ripescate nel campionato di Serie C nei vari gironi, che sarebbe la Juventus B, che è l'unica Juventus formazione di Serie A che ha aderito a questo progetto delle seconde squadre, che doveva essere magari così innovativo, però alla fine è stato un flop, praticamente dire, no? E poi l'Imolese e la Cavese. Sì, assolutamente, credo di sì. Era un progetto che la Lega Pro aveva presentato già 2 anni fa e che ha insistito fino a marzo per non farlo partire subito, perché non è solamente una squadra che decide di allestire la rosa e prenderli. Non è semplice. L'idea delle squadre B presuppongono non solo organizzazione logistica, ma anche la capacità, e stiamo parlando di società di Serie A che quindi programmano, di poter gestire le rose, i giocatori, il mercato, i prestiti. Pensate al Milan. Il Milan adesso si ritrova a aver bloccato una squadra che fino all'ultimo ha cercato di capire se se partecipava a questa situazione alle seconde squadre. Alla fine non ha partecipato e si ritrova questa squadra con questi giocatori che avrebbe potuto darli dappertutto, avrebbe potuto farci mercato, avrebbe potuto inserirli in rosa e magari evitare di prendere qualche altro giocatore, e invece in questo momento deve, da qui al 17, cercare di piazzarli alla bella e meglio, ed è un danno che viene fatto al sistema, perché ci capita il Milan, magari ci sarà capitato anche qualche altra squadra che fino all'ultimo ci ha pensato, ha fermato, ha frenato, eccetera. C'erano squadre che magari volevano prendere quei giocatori che adesso non possono prendere perché si sono dovuti provvedere con altri. Cioè, quando si fanno queste situazioni ad alto impatto, non è solo il comunicato dove si dice apriamo le squadre B, tutto bene. Andava valutato tutta una serie di situazioni. Un lavoro specifico andava fatto.
purtroppo le componenti lo hanno rappresentato a tutti i livelli, che bisognava aspettare, lavorare quest'anno per il prossimo, far capire, trovare anche degli accorgimenti, perché per esempio anche la possibilità di poter salire di categoria delle squadre B ha creato problemi in Serie B, e che se ne sono accorti dopo, con grande ritardo, che c'era questa possibilità. E la Serie B si sarà anche accorto che tante squadre B gli tolgono giocatori, cioè l'Atalanta B, no? Sicuramente farà giocare in quel campionato i Melegoni, voglio dire il capone dell'anno scorso, non quello di quest'anno che ha già fatto, no? I Melegoni non li dà più al Pescara, li fa giocare nella sua squadra B. Normale. Quindi insomma, chiaramente tutto, cose concatenate. Volevo tornare su Fabio Montani, non so qual è il tema che ti sta appassionando di più, oppure ne vuoi lanciare un altro, Fabio? Su cosa vuoi intervenire? No, vabbè, il discorso che faceva Giuseppe su questo fatto qua, io condivido pienamente con lui il discorso dei calciatori, che se ci fossero state le squadre B diventava poi difficoltoso piazzarli in giro per l'Italia da altre parti. Quindi lo consideri penalizzante questo? Penso di sì. Credo che dal discorso che faceva prima di Bari e Cesena, io penso che salga più il Bari, perché fare 10 derby giù in Puglia con la mole di pubblico che si porterà presso il Bari non sarà semplice, quindi converrà secondo me farli salire. Io penso che sia più il Bari che il Cesena. Peraltro non so cosa ti posso dire. Vogliamo ritornare un attimo sul Pescara, perché volevo farvi sentire quello che ha detto il tecnico del Pescara Pillon su Brugman, che comunque è un giocatore sicuramente che è appetibile da altre formazioni, non soltanto di Serie B, forse anche di Serie A. Il Pescara sembra, uso il condizionale, sembra che se lo tenga stretto. Allora, dobbiamo andare in pubblicità? Sì, allora andiamo prima in pubblicità e poi torneremo in studio, vi farò sentire un frammento di Baby Pillon che ha parlato anche di Brugman. A tra poco. Eccoci qua, siamo tornati in studio in diretta, speciale calciomercato. Naturalmente il discorso è a 360 gradi, anche perché notizie di calciomercato ce ne sono poche in questo inizio settimana, anche se poi sicuramente ci sarà tanta carne al fuoco, soprattutto negli ultimi giorni di mercato. A proposito, Giuseppe, il mercato, vogliamo ricordare quando quello professionistico chiuderà i battenti? Allora, i professionisti il 17 per A e B e il 25 per la Lega Pro, però per tutte queste situazioni c'è un'istanza per allungare l'uno e l'altro al 31, e poi 15 settembre, giusto, per i dilettanti. Fermo restando che poi gli svincolati ci sarà tempo fino a maggio. Parliamo di chi c'ha un tesseramento in corso. Fabio Montani, tra poco sentiremo che cosa ha detto Pillon su Brugman. Brugman è veramente il faro del centrocampo pescarese? Penso che sia forse uno dei play più forti in B, in categoria, e ce l'ha il Pescara, e io me lo terrei stretto, e penso che il mister faccia lo stesso. Infatti, poco lo sentiamo, sentiamo proprio che cosa ha detto Pillon in merito a Gaston Brugman. Credo che a questo punto sia molto difficile che vada via, bisogna che arrivi un'offerta da capogiro, che una società dice, però penso che sia molto molto difficile, siamo il 5 di agosto. E trovare un sostituto all'altezza di Brugman non è poi così semplice, insomma, perciò solo su una grandissima offerta che una società non può dire di no, e questo è un discorso poi societario, però io credo che se non è andato via fino adesso, insomma, poi lo vedo molto contento di restare qui, lo vedo felice fra di noi, non vedo né lui né Zampano, vedo giocatori che sono entusiasti di stare qua. Perciò problemi non credo ce ne siano. Allora, abbiamo sentito che cosa ha detto, quindi grande, grande stima. Gli ha dato la notizia, dato la notizia giornalistica. Che praticamente l'ha tolto dal mercato, ha detto da qua. Sì, quindi sicuramente, insomma, ci si augura naturalmente che Brugman rimanga sicuramente nel Pescara, anche perché ha detto si trova anche bene lui, molto bene.
poi continuando il discorso, è felice di stare di vestire questa maglia, sicuramente. Brugman, un giocatore che non stia bene a Pescara. Vabbè, però magari in passato si vive bene, si sta bene. Sì, a Pescara si può, magari poi sul posto di lavoro non tutti si possono trovare a proprio agio, ma per altri motivi non legati magari alla città, ma a rapporti interpersonali. Allora, Giuseppe, facciamo un po' di chiarezza, ecco, sulle date possibili per quel che riguarda la compilazione dei calendari. Cominciamo dal campionato di Serie B. Secondo te quando è possibile? Al di là della slitterà data, il campionato? Al di là della data, io credo che in questo momento le due leghe A e B, ma c'era anche la Serie A con la vicenda Chievo-Cesena, sì, che l'ha scampata bella, perché anche lì se no mettevano una bella X. E più che sapere la data di quando emanare questi benedetti calendari, devono avere contezza e chiarezza di quando terminerà un po' tutto l'iter che è stato attivato da più fronti, da più situazioni, che rende precario, no, tutto il sistema, perché a scalare dalla B alla C, la C anche la D deve fare le sue variazioni, no? Le sue reintegre, i campionati regionali, perché comunque le squadre prelevate eccetera, quindi credo che hanno in questo momento è in ostaggio tutto il sistema, non è solo il calendario con la X e la Y, che lo potevano fare anche ieri o oggi, cioè oggi o domani, ma credo che sia proprio il sistema che si è trovato coinvolto in una vicenda che blocca proprio tutte le attività, cioè quelle agonistiche, perché si è andati lunghi su tutta una serie di situazioni. E quindi il campionato di Serie B rischia fortemente di slittare di una settimana? Non ho elementi per non hai la palla di cristallo, perché, però, comunque è una decisione che spetta la Lega, le società, no? Però così pensare che da qui, da oggi a 20 giorni, io società di B non so ancora dove gioco e devo organizzare le partite, se gioco in casa, gioco fuori casa, cioè devo avere. Poi c'è la questione dell'Avellino, che il 10 di agosto deve essere discussa, no? Diciamo che dall'11, se il 10 l'abbiamo acclarata, dall'11 al 26, no? Con il Ferragosto di mezzo, con le squadre che devono girare, ecco, pensiamo una squadra che viene a giocare la prima di campionato qui a Pescara il 25 e il 26 di agosto, dove la facciamo dormire? In montagna, perché qui credo che non ci sarà un posto per poter ospitare una squadra, quindi bisogna anche rendere non solo la partenza di una stagione, di un campionato, ma bisogna anche mettersi nei panni di chi poi deve andare in campo con la squadra, deve organizzare eccetera. Quindi io credo che se a oggi ancora non c'è contezza, non ci sono dei punti fermi, io credo che le date del 26 e se non ricordo male, la A dovrebbe partire il 17. Sì, il 17. Quindi diciamo che queste date del 26 per partire tra la B e la Lega Pro credo che siano complicatissime da rispettare. Un'altra cosa, abbiamo detto che sono tre le squadre di B non iscritte, Bari, Cesena e Avellino. Sì. Quindi anche qui l'Avellino bisogna vedere se poi verrà iscritto. Si era parlato della possibilità di tornare al format a 20 squadre, non è possibile? No. Perché? Non è possibile, non è mai stato possibile. Anche qui per motivi legati alle norme, alle regole federali. Sì, ma qui capisco che siamo nell'emergenza più totale in alcune situazioni, però comunque se andiamo a ritoccare le norme come ci pare, pensando che il commissario straordinario sia un organo superiore alle norme. Commissario straordinario della FIGC. Commissario straordinario della FIGC fa le veci di quello che era il Consiglio federale, quindi ha gli stessi poteri ed è al di sotto delle norme, delle NOIF, dello statuto, no? Di tutte le altre norme. Il format del campionato può essere modificato a distanza di due stagioni. È chiaro che se questa decisione dovesse venire presa a distanza di 12 mesi, 13 mesi prima, si può provare, no, con tutte le cautele del caso, ad anticipare in via eccezionale, straordinaria. Ma pensare che una settimana prima, 10 giorni prima di fare il calendario, dopo che a marzo-aprile sono state emanate le licenze nazionali, sono state emanate tutte le norme sui ripescaggi eccetera, e dire no,
fermiamoci, siccome ne mancano 3, noi vogliamo approfittare per tornare a 20. Impossibile, dai. Per quanto possa essere una scelta giusta, legittima della Serie B, che sinceramente non sarebbe neppure male, però voglio dire, è una scelta che spetta a loro come Lega, se come società, anche, anche in dolore, perché le squadre è mica tanto in dolore. Beh, nel senso, non è mica tanto, perché andiamo alla Spira, al Siena, al Catania, però, alla però Ternana. Loro non hanno vinto il campionato, sì, però, però glielo vai a dire, non è che gli neghi un diritto. Sì, no, gli neghi un diritto. Beh, perché c'è un comunicato che ti dice, sì, che tu, però che non tu è un diritto, puoi partecipare al ripescaggio, sì, no, tu li, sì, hai creato con la normativa, o blocchi i ripescaggi, però lo fai prima. Nel momento in cui tu emani, sì, sì, no, crei i diritti automaticamente, che certo, sia Catania, che sia Novara, che sia Ternana. Ecco, ricordiamo sia... anche queste due o barra tre che verranno ripescate in ordine all'attualmente, c'è il Novara come prima ripescata? Ho letto graduatorie varie tra Novara, Catania, Siena, Ternana, Vercelli, eccetera. No, perché le normative sui ripescaggi... Altrimenti non si parte nemmeno a settembre. No, allora, la normativa sui ripescaggi è composta di un termine numerico che si ottiene sommando una serie di valori che ottieni per il 50% dalla tua posizione in campionato. Sì, è chiaro, è complicatissimo, che chi ha fatto le norme un po' più chiare. Il problema, Paolo, non è che sono complicate, perché le norme sono fatte. E per chi è del sistema, chi le deve applicare, chi le deve leggere, chi le deve capire, fila tutto. Il problema qui siamo coi tempi, perché noi in questa situazione ci dovevamo trovare massimo comunque 30 le squadre che fa, hanno chiesto il ripescaggio in B sono Novara, che dicevo in macchina, 5-6 credo, 5-6, sì, quindi 5, i posti 5, sono 2-3, sì, 2 sicuri, 3, sì, forse 2-3 scontente, quindi comunque ci saranno le scontente che faranno i ricorsi eccetera eccetera. Questo, anche qui che si fa, no, si aspetta questo ancora, no, questo no, non credo, no, che si aspetterà, perché, no, qua, perché credo non che si va avanti. In questo frattempo potrebbe scappare Brugman. In questo caso la problematica del ripescaggio è già stata risolta, non all'ultimo grado, perché anche qui pendono dei ricorsi, con la asserita, diciamo, non congruità di una norma che guidava i ripescaggi, come ti dicevo prima, che prevedeva prevedeva una preclusione per le squadre che avevano subito nel corso delle 3 stagioni precedenti delle penalizzazioni per illeciti amministrativi, che poi, no, che sono quelli che non avevano ottemperato agli obblighi di pagamenti, diciamo, di ordine amministrativo. Guardando con la preclusione di illecito sportivo per 2 stagioni, con uno sfalsamento e quindi, diciamo, 2 situazioni diverse, il Tribunale federale ha stabilito che non c'era congruità e che quindi quelli decadevano. Questo ha fatto sì che Novara e Catania, che erano fuori per quella preclusione, ritornassero prepotentemente in lizza, e ritornassero prepotentemente perché per il 50% dei punti la tradizione sportiva e gli spettatori avevano dei valori che erano superiori alla Ternana, alla Ternana e al Pro Vercelli, che erano retrocesse, e il Siena, che aveva perso qui lo spareggio. Poi parleremo anche della situazione in Serie C, ma mi rivolgo a un allenatore come Fabio Montani. Per un allenatore tutte queste incertezze, si pensa sempre solo a lavorare, oppure si pensa anche, insomma, si è distratti? Cerchi di far distrarre la squadra il meno possibile, cerchi di stare il più concentrato possibile e lavorare, ovviamente avendo dei programmi che tu stabilisci col tuo staff. Quando poi ti vanno a slittare, sì, però magari, esatto, i programmi sono per una certa quello data quando dicendo, comincia il campionato, poi questo quello campionato slitta di 1 addirittura 2 settimane, devi cercare di modulare il lavoro e vedere, non è semplice, però cerchi di mantenere la concentrazione alta, che tanto prima o poi si inizierà. Torniamo al campionato di Serie D con una domanda del nostro Tiziano. Beh, al vicepresidente Di Giulio, una domanda molto semplice con la risposta un po' velenosa: che campionato fa la Giulia? Perché Nova? La risposta deve essere velenosa, no, perché lui poi è molto diplomatico, quindi, appunto, deve dire, quindi non sarà velenoso, al contrario, sarà dolce. Si allunga il naso come Pinocchio, sì, spesso e volentieri. Come dicevo prima, purtroppo dopo 2 campionati vinti in quel modo lì e spesi anche tanti soldi, giustamente questo campionato sarà semplicemente un campionato a rimanere in categoria. Sì, una piazza calda come Giulianova,
Sì, però per esempio noi normalmente facciamo 200-300 abbonati. Oggi a proposito, campagna abbonamenti è già partita. È però già partita, ci troviamo un po' indietro. Un po' tiepida? Sì. Beh, non è il periodo, forse adesso abbiamo aspettato dopo Ferragosto. Però 50 abbonamenti 50. Sono un po' pochi per una città come Giulianova che ci tiene tanto al calcio e da tanto al calcio, quindi aspettiamo qualche giorno ancora e vediamo cosa succederà. Quindi il nostro campionato è sicuramente un campionato a salvarsi. Sicuramente se viene qualcosa di meglio sarà tutto buono. C'è il Bari di mezzo, però insomma qualche modo. Speriamo di no, speriamo il Cesena. Speriamo il Cesena. Uno vale l'altro. Va bene, sicuramente. E poi ci saranno tanti derby con le squadre abruzzesi, e questo sicuramente accenderà. Sicuramente poteva essere qualche derby in più, però qualche squadra purtroppo è scesa, tipo Nero. È così. È un annetto che adesso sta in società col Giulianova, ma effettivamente che cos'è che proprio non funziona? La piazza vorrebbe qualcosa che la società comunque non riesce a soddisfare le esigenze. Cioè, tu parli dei rapporti un po' tra la piazza e la società. Guardi, sono anni che stenta, si arranca. Insomma. Guarda, al nostro pubblico è stato fatto un discorso serio, secondo me. È stato detto di tornare subito in Serie D e l'abbiamo fatto nel giro di 2 anni e dopo è stato detto che una volta in D si cercava almeno per un anno, 2 anni di mantenere la categoria e preparare un qualcosa di meglio più in avanti, e quello cerchiamo di fare quest'anno in tutti i modi. Allargando un po' il discorso al campionato di Serie D, mi rivolgo a Fabio Montani, ci sono altre squadre abruzzesi anche molto ambiziose come la Vastese, l'Avezzano, Pineto, poi c'è stato c'è il Notaresco che è la novità, diciamo, no? Perché sì, San Nicolò, Francavilla. Sì. Insomma, come vedi queste squadre, si sono attrezzate dal tuo punto sì, privilegiato di osservazione dell'allenatore? Sì, secondo me sì. Già l'anno scorso noi il girone F abbiamo avuto delle belle soddisfazioni perché Pineto è arrivato alla finale nazionale, l'Avezzano alla semifinale, il Francavilla a 2 punti dai playoff. E quindi secondo me quest'anno queste squadre hanno di nuovo costruito squadre importanti. Secondo me l'Avezzano, che appunto è una squadra già forte, ha mantenuto un allenatore bravo. La Vastese ha cambiato l'allenatore, ha preso un allenatore secondo me importante e sta facendo una squadra importante. Ottavio Palladino, ricordiamo. Sì, sta facendo il figliolo squadra. Gioca con voi, vero? Sì. Scusami Fabio, sì, gioca sì. Con voi. È sì. Uno dei nuovi acquisti? Sì, diciamo che stiamo scegliendo. Come si chiama il figlio? Di nome non lo so, non me lo ricordo. Però ti voglio dire. Alessio si chiama Alessio. Alessio, sì. Sicuramente, come ho detto prima, in settimana sapremo tutti i giocatori che arriveranno. Ci faremo dire qualcosina anche questa sera. Fabio, scusami che ti ho interrotto. Niente, dicevo, le squadre sono secondo me molto ben attrezzate, le nostre abruzzesi. È salita quest'anno Giulianova, che giustamente, come diceva il presidente, dopo 2 promozioni consecutive sia anche giusto fare un discorso di basso profilo, perché c'è una differenza, secondo me, tra Eccellenza e D notevole. Quindi è importante un discorso di fuori quota, quindi un anno di assestamento secondo me è giusto come discorso. Il San Nicolò che quest'anno ha cambiato come si dice, insomma, denominazione sociale, ha cambiato SN Notaresco, San Nicolò Notaresco, la dicitura completa, diciamo così. Ha cambiato parecchi giocatori, ne sono arrivati altri, quindi bisogna vedere un attimino il lavoro, ha cambiato anche l'allenatore e quindi bisogna vedere il lavoro che faranno. Penso che le nostre abruzzesi sono molto ben attrezzate per quest'anno. Allora, noi ci dobbiamo fermare un'altra volta, la linea torna in regia a Dino D'Angelo, poi torneremo con i nostri ospiti in studio a parlare di calcio e di calciomercato. Di nuovo in diretta in studio, stavamo parlando con Fabio Montani, così una spolverata, una panoramica di questo campionato di Serie D delle abruzzesi che insomma Giulianova che è salito, ma anche Francavilla, e altri, Francavilla, Pineto. Il Pineto hanno giocatori importanti, Francavilla ha fatto di nuovo quest'anno una rosa secondo me di alto profilo, infatti anche la propria società e il proprio mister hanno detto che vogliono migliorare il piazzamento dell'anno scorso, quindi parliamo di playoff, perché c'è Cruz dalla Vispesaro, è rimasto Palumbo, è arrivato Cafiero
dall'Aquila, di Costanzo, hanno mantenuto Banegas, un'altra squadra secondo tanta me. Tanta roba. Però mister, con queste prospettive, Bari, Cesena, fare una squadra a quel livello lì, non so fino a che punto possa... Guarda Presidente, io sono abbastanza fatalista, io penso che è vero che sono nomi altisonanti, però poi non è detto che si possa vincere per forza. Oh, quello senza dubbio. Quindi le partite vanno giocate, sicuramente si presenteranno magari con delle corazzate tipo Bari o Cesena, tanto ne metteranno una, però dopo sai, il caso vuole, tante volte non è mai facile risalire subito, sicuramente avranno, come la Juventus, facciamo, scomodiamo un paragone illustre, il pronostico a favore loro, però dopo le partite vanno giocate e queste sono squadre, Pineto, Francavilla, Avezzano, sono squadre toste. Con tanta qualità. Poi le partite fare, con tanta qualità. Assolutamente. L'Avezzano che ha mantenuto l'ossatura praticamente dall'anno scorso, una squadra anche migliorato. L'ha anche migliorato, collaudatissima, che gioca a memoria, per cui sicuramente si confermerà la grande. Dicasi la stessa cosa del Pineto, il Vasto, veramente fatto importante, e il Francavilla è una squadra. Ma io so che tu hai in caldo per mister Montagni una domanda. No, piccante. La domanda è questa, più che altro è una riflessione, perché è il destino degli allenatori. Fabio, tu hai fatto delle cose straordinarie a Francavilla, che sicuramente rimarrà negli annali, nell'album dei ricordi della storia dei giallorossi. Si sono aperte le porte per la D a San Nicolò, una piazza sicuramente altisonante, società di primissimo livello, hai fatto strabene tra mille difficoltà, difficoltà oggettive, si gioca di qua, si gioca di là, insomma, che sicuramente ha avuto un effetto negativo poi alla fine sul risultato della tua squadra, che poteva essere sicuramente meglio, però ciò nonostante non è stato dato, secondo me, il giusto valore a un allenatore come Montani per quello che ha fatto. Insomma, ti attende una riconferma sicuramente sulla panchina. Lo meritava la riconferma, secondo me. San Nicolò, che ora si chiama Notaresco. Non si sa cosa sia successo, lui ci può essere più esplicito in tal senso. Non è successo niente di particolare. Il calcio, diciamo, che esatto, ci sta. Il calcio, esatto. Sì. Adesso le dinamiche per quanto riguarda l'acquisizione, le conferme, le non conferme degli allenatori sono dinamiche abbastanza particolari, usiamo questo termine qua. Sì. Poi ci sono tante chiacchiere che circolano il mondo del calcio, tu sai, piace parlare molto alla gente, quindi io ti ringrazio per le belle parole che hai speso per me. Io dico che non si nega l'evidenza, Fabio. No, ma io dico sì, i fatti stanno là, i numeri sono quelli, quindi non posso dire che Francavilla non ha fatto bene. Francavilla è stato un discorso societario, quell'anno purtroppo è cambiato tutto, e giustamente una società che arriva a toglie anche la può fare quello che vuole, è legittimo, è nelle sue corde, ci fu un cambio radicale, quindi si è accettato, non volentieri, ho accettato la situazione. Certo. Discorso di San Nicolò, come hai detto tu, è stata veramente un'impresa, e voglio spezzare una lancia fuori del gruppo dei ragazzi, perché hanno fatto qualcosa di veramente, veramente difficile e importante in una condizione non facile. Noi ci siamo lasciati col presidente qualche settimana dopo, ci siamo salutati con un arrivederci, io però non ho sentito nessuno, hanno fatto scelte diverse, quindi ho preso atto della situazione, sicuramente non mi piango addosso, anzi la vita va avanti, starò alla finestra anche quest'anno, mi documenterò, studierò, e se capiterà un'opportunità sicuramente la valuteremo. E capiterà sicuramente. Sì. Allora, parliamo del Teramo, campionato Serie C in generale, torno da Giuseppe. Teramo che tra l'altro insomma sta per esordire in Coppa Italia di Serie C, perché mercoledì affronterà in casa al Bonolis alle 20:30 la Fermana. Qui ci sono dei gironi, quindi sono gironi da tre, se non ricordo male, sì. Quindi prima partita in casa con la Fermana, Teramo che ha già sta continuando a lavorare in sede, ha fatto diverse amichevoli col Benevento, con il Pescara, con la San Giustese, insomma Zichella, anche Zichella sta lavorando, un Teramo profondamente
rinnovato, anche ringiovanito io direi, ed è un Teramo che oltre che guardare a qualche altro elemento, come si parla molto di questo Alessandro Fiordaliso, scuola Toro, ci sono diversi giocatori che provengono proprio dalla... Terzino sinistro, però è, diciamo che molto, è molto un jolly difensivo, sì, così viene un po' descritto questo giocatore, ancora non viene liberato tra virgolette dalla società granata, però ci sono buone speranze che possa approdare in bianco-rosso. Anche qui a Teramo ci sono giocatori che invece potrebbero, sicuramente cambieranno casacca, si fanno alcuni nomi come Madio, Tulli, Mancini, magari anche Caidi è in forza, anche se Caidi è una delle colonne della formazione biancorossa. Insomma, come vedi anche qui il Teramo? Beh, da come l'hai presentato, sicuramente è ancora un cantiere, sì, però, che sta lavorando, però con una propria definizione, ma aperto per tutta una serie di situazioni, perché è chiaro che questi giocatori che tu dai per in uscita sono giocatori che poi ti condizionano, perché se vanno, se restano, poi restano. Cioè, e poi è chiaro che sono giocatori di valore, di peso, di importanza, di esperienza, e quindi è chiaro che poi probabilmente qualcosina deve essere rivista in fase di assemblaggio. Quindi immagino che in questa situazione l'allenatore stia lavorando su un paio di binari, no? Per la soluzione A e la soluzione B, e non è semplice, però credo che l'attenzione e le idee chiare credo che ci siano, per cui avranno sicuramente fatto le loro valutazioni e ora sta nel concretizzarla, perché non dimentichiamoci mai che il mercato è difficile per le uscite, non per le entrate. Perché volendo, no, sul giocatore che vuoi andare a prendere, certo, proprio quello o un altro, no, riesci a trovarlo. Quando devi spostare uno dei tuoi perché hai delle esigenze, che siano tecniche, sia economiche, sia come ti pare, ambientali, eccetera, e li vai a spostare, è chiaro che poi la difficoltà è quella. E credo che, ecco, da come l'hai riassunta tu la situazione, sì, molto, credo che la sfida in questo momento, il tema Teramo sia quello di, no, decidere se ABC sono in uscita, e quindi ABC poi escono per poter fare nuovi ingressi e dare all'allenatore una situazione definita. A proposito di ABC, che sono poi i tre gironi della C, insomma, è anche un punto interrogativo: il Teramo potrebbe anche non fare più il girone B, ma magari trovarsi nel girone C, anche se ne è parlato anche di questo abbastanza, quindi il girone, per intenderci, delle siciliane e delle calabresi soprattutto, e anche la San Benedettese rischia di essere spostata questo in quel girone. Non lo so, nel senso che è chiaro che è un problema di numeri, dovrebbe essere un girone da 20 e due da 19, e capire quale sarà quello da 20 e gli altri due da 18, due di 18 e uno da 20. Quindi bisognerà capire che tipo di scelte vengono fatte, ma ripeto, queste scelte sono sempre secondarie a quelle problematiche che dicevamo prima, e sono invece un aggravante sostanziale quando dicevo che è in ostaggio, no, tutto il sistema sportivo. E perché anche una squadra come il Teramo, no, che non ha la certezza di andare a giocare con determinate squadre, quindi magari posso mantenere una squadra un po' più leggerina, un po' più giovane, un po' più veloce, un po' più scattante, mi posso giocare in un modo piuttosto che in un altro, invece poi magari finisco in un altro girone, no, dove probabilmente mi serve una squadra un po' più strutturata, un po' meno giovane, no, un po' più scaltra. E quindi è chiaro che quando dicevo delle difficoltà, sono difficoltà che poi pagano sulla pelle gli allenatori, i presidenti, i calciatori, che all'ultimo momento, no, hai preso un ragazzo, no, lo tengo, poi stai in un altro girone, gli devi dire guarda, o rimani qui, però devo prendere un altro più. Posso interrompere un attimo? Non è bella questa. Io sono d'accordissimo con te, condivido alla perfezione quello che hai detto. È lì che dopo nasce lo stesso discorso che io prima volevo fare, dicevo del Pescara. Tutto sta alla società.
la società, al di là del sistema che ti sta mettendo di fronte a un problema, se tu hai una società importante, allora sai che potresti capitare in un girone con un direttore importante e costruisci una squadra che tu ti possa garantire, e quindi torniamo alle fondamenta. Sì, sì, chiaro che poi... Però se tu non c'hai la società, al di là del sistema che ti crea il problema, se tu hai una società, allora il discorso del Teramo, io dico, l'anno scorso il Teramo ha vissuto un dramma da vicino, e ha sfiorato il dramma. Sì. Adesso bisogna che si lavori in un modo per cui Teramo cosa deve fare, gli obiettivi quali sono, salvarsi. La verità non è stato solo l'anno scorso, anche l'anno precedente. Aiutami a dire. Quindi di conseguenza significa che tu devi essere retaggio però di quello che era accaduto l'anno ancora precedente. Io penso che le esperienze devono servire per poi Presidente lavorare. Presidente Capitelli è all'undicesima stagione alla guida del Teramo, eh? Sì. Adesso ha leggermente allargato, proprio qualche settimana fa, la base societaria, ci sono stati, diciamo, non due nuovi perché erano già nell'entourage del sodalizio biancorosso, però hanno acquisito dalle nostre notizie il 10% ciascuno di quote, e prossimamente dovrebbero entrare l'anno altri... scorso dovevo essere io uno di quelli. Ah, doveva essere, perciò, quindi voglio dire, quindi c'è questa volontà da parte del Presidente di allargare per dare anche una maggiore magari solidità, per avere anche più teste pensanti, più idee sicuramente, no? da far andare avanti, quindi più organizzazione anche sicuramente. A proposito del Teramo, c'è la tegola proprio del portiere Gomis, uno dei volti nuovi, dei tanti volti nuovi, che non potrà giocare non soltanto la partita di dopodomani in Coppa Italia contro la Fermana, ma probabilmente ci saranno tempi un po' lunghi per il recupero, perché l'ecografia ha evidenziato una lesione di terzo grado all'adduttore. Tu mi insegni che il terzo grado è un grado importante, no? Speriamo naturalmente che, quindi non è di primo o secondo grado, di terzo grado. Ci manca poco, anche perché la struttura fisica di questo giocatore è abbastanza imponente, no? In qualche modo. Il recupero è lungo. Il recupero speriamo che non sia tanto lungo. Al posto suo giocherà un classe 2001, il giovanissimo Vittorio Natale in porta. Pensate che il terzo portiere, che quindi comunque andrà come secondo portiere in panchina, si porterà Zichella, è un 2003, quindi voglio dire, quindi infatti era alla ricerca di un portiere, credo, il Teramo qualche tempo fa, poi magari non se ne è fatto nulla, oppure chissà, magari... Comunque sì. Cercava un secondo, un secondo. Cioè, un secondo per Gomis già mancava. Sì, sì, già, perciò è alla ricerca. Quindi poi succede anche questo, può succedere anche questo. Allora, visto che stiamo parlando del Teramo e anche un po' del mercato, ma soprattutto di questo impegno imminente, mercoledì Coppa Italia di Serie C al Bonolis, ore 20:30 contro la Fermana, sentiamo che cosa ha detto sul mercato, ma soprattutto su questo appuntamento, il vice allenatore di Giovanni Zichella, Edmondo De Amicis. Di Amicis, allora, dopo le varie amichevoli ci siamo, perché ormai c'è questo primo impegno ufficiale in Coppa Italia contro la Fermana, una formazione che già conoscete, no? Sì, è stato nel girone nostro l'anno scorso, per cui poi è a poca distanza da Teramo, per cui conosciamo un pochettino questa squadra. E per quanto riguarda la prima parte, abbiamo fatto secondo me una buona prima parte di precampionato. Non era neanche facile, vista le temperature, allenarsi sotto questo sole, però non ci sono stati intoppi particolari, tutto è filato per il verso giusto e siamo abbastanza contenti. Per quello che riguarda l'aspetto tecnico, ho visto fin da subito una squadra già pronta che è riuscita ad assimilare quei pochi concetti, perché il tempo è stato poco, che ci ha inculcato il mister, e fin da subito si è vista una squadra con una propria identità, fisionomia. Ma come giocherà il Teramo in questa stagione ormai imminente? Beh, adesso stiamo provando il 4-3-3 con una squadra molto corta, secondo me con un centrocampo molto tecnico. Potenziale offensivo secondo me molto forte, a differenza degli ultimi anni un potenziale che si completa, cioè non ci sono doppioni, abbiamo tutte le caratteristiche per un potenziale offensivo, quindi parlo di profondità, parlo di gente che c'ha corsa, parlo di gente che ha abilità tecnica e anche fisicità che non guasta assolutamente. Forse questa è una domanda da fare più a qualcuno della società, però tecnicamente è una squadra già al completo il Teramo? Secondo me sì.
Secondo me sì, se dovesse partire qualcuno così come è stato preventivato potrebbe arrivare qualche altro giocatore, però secondo me, ripeto, a differenza degli anni scorsi, sì, partiamo un passo avanti perché siamo abbastanza completi sotto tutti i punti di vista. Tornando alla gara in Coppa Italia con la Fermana, ci tenete a questa Coppa a far bene? Assolutamente, il mister vi ha già preannunciato che vuole vincere sempre anche quando gioca a carte, io come secondo non posso che essere d'accordo con lui, per cui sicuramente sono partite che aiutano a formare la mentalità, si parla tanto di mentalità vincente, per cui assolutamente ci sono i tre punti in paglia, noi non ce li vogliamo fare scappare assolutamente. E domandano gli amici se siamo pronti, vogliamo giocare, però Giuseppe, intanto è sicuro che il campionato di Serie C slitterà a settembre, perché la compilazione dei calendari dovrebbe esserci, secondo quanto scritto dal consiglio direttivo di Lega, proprio oggi c'è 22, stata questa nota, il 22 a Roma, il 22 di agosto a Roma, quindi... Sì, credo che è una decisione... Quindi la prima domenica di settembre, che è il 2 settembre. È una decisione che prenderanno le società il giorno 22, e che dovranno affrontare una serie di questioni. A questo punto credo di sì, perché ci sono tutte queste incertezze, soprattutto perché non puoi fare i calendari il 22, no? Far partire squadre dalla Sicilia o dalla Sardegna, da o per le isole o da per il continente nel giro di 4 giorni, quindi credo che posizionato il calendario il giorno 22, credo che almeno forse 10-15 giorni, no? Bisognerà tenerci di spazio per poter almeno le prime dare le possibilità alle squadre, che credo il problema minore sia quello degli allenatori, degli organici che fanno allenamento, poi salgono sul pullman e vanno, ma dietro c'è un lavoro che bisogna consentire alle società assolutamente. Tiziano, vogliamo tornare nel campionato di Serie D? Qualche altra domanda caldo per il vicepresidente Giulio? Franco, ti sei divertito più in eccellenza o in Serie D? Le differenze, diciamo, ecco. Io ho fatto molto più impegnativo la D, sicuramente. Fatto magari ti divertivi forse di più in 10 eccellenza. 10 campionati di eccellenza con il Montesilvano. Dopo ne ho fatti 8 con la Raducuria Angolana, di cui 6 in Serie D. Sicuramente la Serie D è un'altra cosa. Noi facciamo il girone, come dicevo prima, marchigiano, ci siamo trovati benissimo. Sicuramente è meglio che non andare verso il sud, verso le Puglie. Abbiamo fatto anche il girone del Lazio, secondo me quello migliore è quello marchigiano. E sono tutte squadre giustamente ben attrezzate, specialmente le marchigiane, vedete le squadre attrezzatissime, però andando più a sud secondo me hanno ancora più soldi, quindi sicuramente le squadre saranno ancora superiori. Di Giulianova a cosa è dovuto? Al di là magari delle amicizie oppure... È dovuto semplicemente il mio... Sono andato via dall'Angolana in un modo un po' particolare. Perché? Così personali, niente di eccezionale. Sono andato via, a un certo punto sono andato via. C'era il mio amico Bartolini, che veniva dalle Marche, cioè presidente anche lui. Giulianova, sì. Mi ha chiesto se stavo con lui. Ti ha coinvolto? È stata una persona squisita, è uno dei pochi, secondo me, presidenti che ho conosciuti nel calcio che non hanno gelosie, perché nel calcio c'è molta gelosia, specialmente in società, tra presidenti e vicepresidenti, si fa di tutto magari per essere i primi a essere intervistati, a dire le prime sulle novità e su tutto quanto. Invece ho trovato una persona squisita, tanto che io stasera sono qui, lui non c'è. Quindi voglio dire, è una persona che mi ha aperto tutto, mi ha detto Franco fai tu, non ci sono problemi, sai com'è la società, sai cosa abbiamo in mente di fare, sai che cosa vogliamo fare, quindi decidi tu cosa vuoi dire e cosa vuoi fare. Giulio, ricordiamo che giovedì ci sarà questa bella amichevole tutta da vedere con il Pescara al Fadini, ore 16:30, vi aspettate, insomma. Sicuramente il pubblico sarà quello delle migliori. Anche da Pescara ovviamente, anche se lo stadio di purtroppo di Giulianova c'è qualche problema a livello tecnico, quindi non tutti i posti, i settori sono c'è qualche settore non agibile? Sì, cioè sono i distinti che purtroppo non hanno grossi problemi, quindi ci sarà secondo me un 1.000-1.500 spettatori,
e quelli che normalmente noi qualche volta abbiamo fatto un campionato di eccellenza. Perfetto, abbiamo ancora qualche minuto, ma avete mai pensato per esempio di voler coinvolgere Fabio Montani nel vostro progetto tecnico come società? Ma guardi, Fabio Montani è una persona che stimo, è venuto da noi all'Angolana qualche anno fa, non mi ricordo quanto, in che anno, purtroppo c'è stata un'incomprensione, un qualcosa, non è andato nel verso giusto un qualcosa e ci siamo divisi, però io è una persona che ho sempre stimato e che secondo me è uno degli allenatori che non in Serie D, ma potrebbe fare benissimo anche la C. Intanto lui vorrebbe almeno fare la Serie D quest'anno, no? Vabbè, sicuramente. Vedrai che qualche squadra la troverà, perché sì, sicuramente glielo auguriamo. È una persona, secondo me, che del calcio ne capisce, è una persona che sa stare nel calcio, perché bisogna anche saperci stare, bisogna saper dialogare col presidente, con i tifosi e tutto il resto, e lui è la persona giusta. Vicepresidente, prima parlavamo di portieri, credo che voi abbiate preso il portiere dei Nero Stellati, parente? Sì, no, noi siamo orientati su prendere Sciba, ecco perché dicevo prima. Siamo ancora. State decidendo? Stiamo decidendo ancora. Ma li avete in prova, tutti e due? Sì, tutti quanti in prova. Perfetto. Quindi ancora dopo, oltretutto. Pure Cannella, mi sembra, che sta in prova. Sì, bravo. Bravo. Bravo ragazzo anche lui, però voglio Montani dire, quale consiglierebbe? No, senza Cannella, fare torto a nessun ragazzo. Io conosco Cannella, gli altri parenti l'ho avuto a Francavilla, secondo me sono due buonissimi portieri. Cannella secondo me quest'anno ha fatto un'esperienza importante, è un buon portiere da D. Lo stesso Gianluca Parente secondo me è un buon portiere. Sciba non lo conosco, quindi posso parlare bene di tutti e due. Perfetto. Salomonicamente, 50 e 50. No, ma la verità, no, tanto vabbè, non è che... Non l'hai mai allenato Giuliano, disse, no? No, no, no. Non ha avuto mai possibilità qualcuno? No, qualcosa c'è stato, però dopo... Guarda, è una piazza importante. Purtroppo ci vuole l'allenatore giusto, perché durante la partita avere 1000 persone lì dietro che però acclamano e tutto. È una carica notevole, non è molto facile. È una carica pure non notevole, è molto certo, facile. Quando le cose non vanno bene, il doppio non senso, è una carica. La carica, certo. Però onori bisogna, ed oneri. Bravo, bisogna avere a volte il polso, il coraggio di dire certe cose, e non tutti gli allenatori sono all'altezza certe volte di fare questo. Io penso che avere l'opportunità per chi ce l'ha, allenare a Giulianova, secondo me è una chicca, perché allenare in una società dove hai... non hai pubblico, non hai tifo, secondo me è una cosa, per quanto mi riguarda, sì, anche... no, Giulianova c'è uno stimolo eccezionale. Quello che sono contento è che loro hanno capito che purtroppo, visto il passato, tutto quello che è successo qualche anno fa, hanno trovato delle persone serie che stanno in società, stanno vicini, hanno visto che abbiamo vinto 2 campionati di seguito, quindi non stanno lì a pressare per dire questo campionato. Quello che aspettate, noi facciamo di tutto. Qualche abbonamento in più, lo ripetiamo. Sicuramente. 50 abbonamenti per una piazza come Giuliano. Io sono certo che verranno. Quindi che arriveranno, a prescindere dai risultati, perché poi la passione. Prima anche di la tutto, partita poi... col Pescara, soprattutto per Pescara, vedrai qualcosa. Sicuramente. Arriverà. Sicuramente. Giuseppe, ecco. Come vogliamo concludere? Allora speriamo che tutte queste incertezze, anche quasi la precarietà, no? In certi casi di questo calcio italiano, non dico con la bacchetta magica, possano scomparire, però insomma almeno possano in qualche modo ritornare su binari accettabili. Quindi calendari quanto prima, di B e di C, abbiamo detto che la C probabilmente il 22, è stata scelta questa data, il 22 di agosto a Roma. La B è ancora un punto interrogativo. Certamente l'augurio è quello di ritornare alla normalità, di avere i campionati che partono, le società che riescono a gestire i loro progetti, un calcio che deve riuscire a trovare la sostenibilità, perché quella è la parola chiave di tutto, che passa attraverso delle fasi, no, di transizione, con delle situazioni dolorose, no? Spariscono le squadre, però poi vai a scoprire, no, che l'una c'aveva 73 milioni di euro di debiti. Qui si potrebbe aprire un discorso enorme per arrivare a quel debito. No, per quello dico, sostenibilità significa che le società possano fare dei progetti dimensionati con attenzione, con programmazioni. Significa il contributo di tutti, della federazione, delle leghe, dei singoli, dei tifosi. Giuseppe, a proposito di federazione,
c'è un commissario Fabricini, quando si voterà? C'è una tabella di marcia? Al momento no, perché ancora... l'impressione è quella che si stia cercando di arrivare il più a lungo possibile. Ma questo perché? Chi giova? Cui prova? Io credo a nessuno, perché ho un'idea tutta mia. E la federazione è la casa di chi fa calcio, degli uomini di calcio, che siano i presidenti delle società, quindi le società, i calciatori, tutte le componenti. E deve essere in grado, messa in condizione di potersi autodeterminare. Ora, perché si è creata questa situazione, ci vorrebbero forse tre trasmissioni ai 30 secondi nemmeno. Quindi diciamo che a occhi e croce non è stata fissata né una data né un periodo. Personalmente mi auguro entro l'anno sì, però. Sì, io mi auguro non oltre settembre. Perfetto, grazie allora a Giuseppe Tambone, al vicepresidente della Giulianova Franco Di Iulio, a Fabio Montagno, naturalmente in bocca al lupo di cuore per viva il lupo, perché sennò questo povero lupo lo facciamo sempre fuori. Viva il lupo e naturalmente un abbraccio a Montani, di ritrovarlo presto su una panchina. Tiziano, gli ultimi 30 secondi, come vogliamo salutarci? Magari fare qualche giorno di mare in più, così sarei un po' più colorito. Da domani da dopodomani. Perché domani che succede? Domani ho qualche impegno in mattinata. I tuoi impegni, con i giocatori. Sì, effettivamente. Perfetto. Anche il telefono. Sì, perché mi fa sentire abbronzato a me, così quindi è meglio che recuperi. Perché io pure piace molto. Allora, grazie ancora agli ospiti di questa sera, grazie a regia a Dino D'Angelo. Vi ricordo che il Pescara si è qualificato al terzo turno di Team Cup e domenica 12 agosto affronterà al Bentegodi il Chievo Verona. A risentirci e buonanotte a tutti. I just want